troviamo allo stand Blizzard, uno dei più grossi della fiera, qui nell'area riservata a Heroes of the Storm, dove Blizzard ha presentato due nuovi personaggi per la patch Machine of War. Abbiamo Alarak, un Protoss assassino da corpo a corpo, e poi è stata aggiunta da Overwatch Zarya, il secondo tank dalla distanza di Heroes of the Storm. Abbiamo provato entrambi i personaggi, sono molto ben fatti. Zarya soprattutto prende tutte le meccaniche che abbiamo visto su Overwatch, quindi ha la possibilità di scudarsi, di scudare un alleato, e ha un attacco channeling in corpo a corpo da breve distanza che aumenta il danno con il passare del tempo. È molto divertente da usare, ma la meccanica non funziona esattamente come visto sullo shooter Blizzard. Infatti sullo shooter, una volta scudato un alleato, questo può andare a fare body block per i proiettili dell'avversario e caricare il danno di Zarya, mentre su Heroes of the Storm questo non è possibile visto il targeting automatico degli auto-attack. Alarak ha invece dei poteri telecinetici, attacchi a distanza, a breve distanza, come dicevamo è un assassino in corpo a corpo, può fare davvero tanto danno, un burst damage incredibile. Oltre a questi due eroi arrivano anche due nuove mappe sempre a tema StarCraft, una dedicata agli Zerg, dove controllare dei nidi di Zerg per l'appunto e lanciarli contro le basi nemiche, e una invece dedicata completamente ai Terran. Nella seconda mappa sarà possibile raccogliere delle testate nucleari, dopo un piccolo channeling di qualche secondo sarà possibile lanciarle sulle postazioni designate, infliggendo gravi danni agli edifici ma anche al team nemico. Queste non sono le uniche novità di Heroes of the Storm, ovviamente arriveranno tante skin dedicate come al solito all'universo di StarCraft 2, ma soprattutto ci sarà la Season 2 che partirà a brevissimo con un soft reset dell'MMR finalmente per tutti i giocatori che lo stavano aspettando. Quindi se aspettavate il momento giusto per riprendere in mano Heroes of the Storm dopo una piccola pausa, questo è il momento più adatto.